Buonasera a tutti. È bello essere con voi stasera. Ed è bello anche potervi raccontare una storia stasera. Fuori dalla casa di mio padre, dove vivo vicino a Ivrea, c'è una targa. C'è una targa che rappresenta un disegno di Guareschi. Si intitola Controvento. E ogni volta che la guardo penso che è proprio controvento che siamo andati tutti questi anni. Siamo andati contro i luoghi comuni, contro le ingiustizie, contro le valigette della camorra ai politici, contro la gomorra della politica, contro tutto ciò che ha fatto male all'Italia. Ed è con la determinazione che abbiamo avuto che siamo riusciti ad arrivare fino a qua, perché abbiamo sempre pensato che il miglior modo per immaginare il futuro fosse quello di crearlo. Proprio come all'inizio del Novecento Camillo Olivetti, in un ritorno di un viaggio dagli Stati Uniti, decise di inventare e di costruire la macchina da scrivere. Si chiuse dentro una fabbrica con i suoi operai per 3 anni e fuori c'erano solo persone che lo deridevano, che lo schernivano, che gli dicevano: certo, dopo la macchina per scrivere farà anche quella per leggere forse. Non gli prestavano soldi per fare il suo progetto, ma lui aveva la sua determinazione e nel 1911 si prenotò un posto allo spazio espositivo dell'Esposizione Universale, che quell'anno nel 1911 si tenne a Torino, e riuscì a completare la prima macchina da scrivere proprio durante l'esposizione. Mandò lì i suoi operai a completarla direttamente lì presso l'esposizione, e con quella macchina da scrivere non si creò solo la M1, si creò l'Olivetti. Un esempio di imprenditoria sociale conosciuta in tutto il mondo nello scorso secolo. Ed è proprio questo che mi fa pensare che un singolo uomo possa cambiare la vita di tanti. Proprio come oggi noi stasera. Siamo tantissimi, siamo tantissimi tasti di una macchina che sta scrivendo una storia bellissima. In questi anni abbiamo attraversato vari momenti in cui ci siamo presentati alle politiche. Il primo fu nel 2008, quando ancora c'erano solo le liste civiche a 5 Stelle. Decidemmo di non partecipare, perché sapevamo che sarebbe stata una lunga marcia, quella che ci avrebbe portato nel 2013 a un grandissimo successo. E oggi, nel 2018, a riuscire a presentare prima delle politiche una squadra di governo per il Paese. Siamo riusciti ad arrivare a questo punto grazie a un metodo che abbiamo chiamato Rousseau, che oggi ci chiedono di andare a raccontare in giro per il mondo. Un metodo che noi raccontiamo non solo per il metodo tecnologico, l'innovazione tecnologica che abbiamo portato, ma soprattutto quella culturale, quella che ha permesso di mettere al centro il cittadino all'interno delle decisioni politiche, quelle importanti. Oggi siamo riusciti a costruire Rousseau in meno di 2 anni con 11 funzioni, dalla possibilità di scegliere i nostri candidati a quella di presentare una legge in Parlamento e molte altre come activism, call to action, la possibilità di formarsi online, eccetera. E non è finita qui, è solo l'inizio.
Oggi stiamo già progettando la possibilità di votare tramite la blockchain per una certificazione condivisa del voto, un percorsi di selezione meritocratica. E dopo anche il grande successo di Pescara, la creazione di una Rousseau Open Academy per la formazione della partecipazione pubblica online, della cittadinanza digitale. Ed è proprio dalla casa di cui vi raccontavo prima che spesso vedo nella valle e all'imbocco della Val d'Aosta, spesso vedo nella valle un tappeto di nebbia. E quando vedo questo tappeto di nebbia e sopra le montagne assolate, penso che possiamo scegliere. Possiamo scegliere se la nebbia che copre gli orizzonti, la nebbia dei piccoli passi, la nebbia senza brezza, la nebbia dei pensieri corti imprigionati, oppure il sole con la brezza, con gli orizzonti lunghi, con l'immaginazione. E penso che noi abbiamo una scelta oggi, se la nebbia o il sole, e dipenderà da quanto vogliamo alti. E allora, quando guardo quella targa davanti a casa che si intitola Controvento, penso che sia proprio Controvento che si decolla. Il 4 marzo è vicino, proviamo Controvento e iniziamo a volare alto. Grazie a tutti. E adesso